Ciao ragazze, allora nuovo video. Questo, come detto dal titolo, sarà un nuovo video haul unboxing di tantissime tantissime novità che mi sono arrivate, che ho acquistato, sia diciamo beauty che abbigliamento. Avendo tantissime cose qui, penso che quest'anno con i saldi ho comprato davvero tantissimo. Iniziamo subito. Come prima cosa, ho ricevuto un pacchettino da Airburst che mi ha chiesto gentilmente se volessi provare alcuni dei loro prodotti. Io, avendo visto che comunque sono prodotti con buon inci, fatti davvero molto molto bene, ho deciso naturalmente di accettare. E nella confezione ho trovato queste vitamine che sono le Hilti Hair For New Moms. Sono infatti delle vitamine proprio adatte a chi è in gravidanza per aiutare non solo, diciamo, la fortificazione o comunque per mantenere sani i capelli, ma diciamo possono essere utilizzate tranquillamente senza alcun problema. Io, come vedete, le sto già assumendo da una settimana, non mi hanno dato alcun problema e mi sto trovando benissimo. Sono a base di zinco, selenio e vitamine e minerali. Ancora nel pacchettino ho trovato questa scatolina con all'interno due prodotti, anche questi per i capelli, che ho provato già due volte e che già vi anticipo mi sto trovando molto bene, e sono il For Longer Stronger Hair Avocado e Coconut Shampoo, quindi uno shampoo che contiene 350 ml di prodotto e ha un profumo buonissimo di cocco, si sente tantissimo, non tanto di avocado che dà più quella sensazione di fruttato, ma proprio si sente il cocco moltissimo. Infatti mi sta piacendo molto anche per la profumazione. E naturalmente, abbinato allo shampoo, abbiamo anche il For Longer Stronger Hair, sempre avocado e coconut conditioner. Anche questo packaging però rosa contiene 350 ml di prodotto. Devo dirvi che, vabbè, entrambi hanno un inci ottimo, SLS e parabeni free, ma comunque non contengono entrambi sostanze dannose. Con i miei capelli secchi si stanno comportando bene, perché soprattutto lo shampoo, essendo a base di olio di cocco, mi sta piacendo tantissimo perché ho visto che nutre benissimo i capelli. Naturalmente non mi sbilancio adesso, vi farò sapere magari su Instagram nelle stories nelle prossime settimane come mi sto trovando. Tra l'altro vi lascio il link per dare un'occhiata anche a questi prodotti, a tutte le specifiche e anche i prezzi e il codice sconto che mi ha fornito l'azienda giù nell'info box. Come potete vedere, anche questo mese ho ricevuto la My Beauty Box. Questa, nello specifico, è appunto la My Beauty Box di luglio. È appunto una collaborazione fra My Beauty Box e Coty. Il nome è Just Wanna Have Sun. Vi ricordo, poi magari ve lo lascio anche qui in sovraimpressione, il codice sconto che potete usufruire sul sito ufficiale My Beauty Box. Allora, aprendo la box, devo dirvi che ho trovato due prodotti che mi sono piaciuti molto e sono entrambi di OPI. Abbiamo in primis questo, che è praticamente lo Start to Finish Base Coat Top Coat per le unghie, quindi praticamente è un 3 in 1, un trattamento 3 in 1 per unghie, base, top coat e rinforzante. Il prodotto è questo, il secondo prodotto trovato nella box, ossia questo smaltino rosso con forse una punta di rosa, sempre OPI, e si chiama Kayun Shrimp. È un colore davvero bellissimo, molto molto estivo. Ancora nella box ho trovato poi un Tan Maximizer, quindi praticamente un doposole di Lancaster, e devo dirvi che non ha proprio un buon inci, in quanto fra tutti gli altri ingredienti contiene anche ciclopentasiloxane. Poi due prodottini della System Professional Soler, e sono un Hair and Body Shampoo, quindi diciamo un bagnoschiuma e shampoo 2 in 1, e un Hydro Repair Cream. Sto leggendo gli ingredienti e devo dirvi che questo, ossia l'Hair Body Shampoo, come shampoo non ve lo consiglio moltissimo, perché comunque contiene sodium lauret sulfate e PPG fra le prime posizioni, quindi magari utilizzatelo più come bagnoschiuma. E anche la maschera purtroppo non ha proprio un buon inci.
E poi ho trovato questi tre campioncini sempre della System Professional. Fra i prodotti beauty, ho ricevuto anche questo lip gloss per la prima volta da MAC Cosmetics. Sono stata davvero contentissima. È il Nature Freak della collezione, questa con tutto il packaging marmorizzato. Sono stata davvero contentissima perché il colore è davvero molto molto carino. Messo da solo sulle labbra, sono sincera, non è un granché, ma ragazze, guardate che luce che dà, proprio questa luce naturale come topper, è davvero molto bello. E poi ho notato che ha un inci fatto molto bene, non me lo aspettavo da MAC, cioè veramente i primi ingredienti sono tutti oli naturali, certo non è il massimo, è un prodotto sintetico, però si sente che sulle labbra è molto confortevole. Passiamo ora a qualche acquisto beauty. Per prima cosa sono stata da Kiko, della Beyond Limits ho preso l'On The Go Blush numero 02, questa limited edition Kiko mi è piaciuta molto fin dall'inizio perché comunque è composta da prodottini molto piccoli e che si possono usare tranquillamente anche se si è fuori casa. Questo è il blush, il colore è molto molto audace, un rosa scuro, forse ecco un rosa antico scuro molto carino che adesso proverò anche ad applicare sulle guance. Ne basta davvero pochissimo e si sfuma con facilità. E dà questo effetto sano proprio al viso, molto molto bello. E questo mi sembra di averlo preso al 50% di sconto, dovrei averlo pagato sui 3-4 euro. Poi sono stata da Eurospin, vi ho fatto in realtà già un video su queste acque profumate e ho visto che erano in promozione a 2,99 euro, penso fino a fine agosto, tutte le acque profumate fior di magnolia. Ho scelto nello specifico la Dazzling Queen, ma ce ne sono tantissime, anche perché sono dupe di profumi famosi, quindi magari vi lascio il video in cui ve ne parlo qui nelle schede. Poi sto utilizzando moltissimo in questo periodo, soprattutto quando sono fuori casa, queste salviette delicate di Fria. Sono appunto le Fria Utility Baby Cambio e Mamine, effetto idratante con aloe vera e estratto di miele. Hanno un inci fatto molto bene perché comunque contengono appunto come è descritto glicerina, miele, aloe vera, eccetera. Ma ragazze, le consiglio assolutamente se volete magari portarle soprattutto dietro con voi perché prima cosa vengono 1 euro, quindi prezzo buonissimo, sono molto compatte e soprattutto hanno un profumo fantastico di miele che si sente tantissimo e poi sono davvero molto delicati. Poi acquisti da Tiger, sono stata appunto per dare un'occhiata alla nuova collezione e ho preso alcune cosettine. Per prima cosa mi sono presa le candeline per il mio compleanno perché fra pochi giorni appunto compirò 29 anni. E poi vabbè mi sono presa le mie amatissime salviettine struccanti, anche queste vengono 1 euro, sono 25 e ragazze le adoro perché hanno un buon inci e struccano benissimo. Ok, terminato con i prodotti beauty, iniziamo con abbigliamento. Allora, come prima cosa sono stata da Piazza Italia e ho preso questo vestito che indosso in questo momento. Tutto completamente giallo, ha questi spacchetti verso il fondo, arriva più o meno sul ginocchio e invita a questa cinta che si può legare insomma come volete, dove volete. Ho preso la taglia, mi sembra XL, la più grande che c'era e è perfetto pure con la pancia. L'unica cosa che non vi consiglio è di utilizzarlo nelle giornate molto calde perché la stoffa non è proprio leggerissima. Allora, ho due buste di Upim perché sono andata, diciamo, in due momenti differenti. Prima volta per comprare perché cercavo un vestito, avevo una festa di laurea sul mare. E ragazze, così non renderà mai. Comunque, ho preso questo vestito nel colore blu, davvero molto bello, abbastanza trasparente in alcune parti. C'è naturalmente la sottoveste che copre ed è a maniche corte, ma la sottoveste all'interno è, diciamo, a giromanica, va benissimo indossato.
Ho preso la taglia L e questo l'ho preso a metà prezzo, in quanto anziché 30 mi sembra di averlo pagato sui 15 euro. Secondo acquisto Upim, questo è più recente, e ho preso un pigiama che mi, che mi servirà perché comunque devo iniziare a fare la valigia per l'ospedale. Semplicissimo, color diciamo viola lavanda, con il suo pantaloncino, e mi sembra di averlo pagato anche questo a metà prezzo, 6,99 euro. Terranova, sono andata anche qui in due volte diverse, e per la prima volta mi sono presa anche qui da Terranova un pigiama, pagato 3,99 euro la parte sotto e 3,99 euro la parte sopra. Per la parte sopra ho preso questa maglia qui, enorme naturalmente perché voglio stare assolutamente comoda, e la parte sotto è carinissima e è questo pantaloncino rosa. Seconda bustona a Terranova, ho deciso di prendermi uno zainetto. Allora, questo praticamente da quando l'ho acquistato lo sto utilizzando tutti i giorni, perché ragazzi mi sono resa conto che con le borse, quelle che porto normalmente, non mi sto trovando benissimo, perché affatico troppo magari una spalla o l'altra, e già con il peso della pancia bla 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 non è proprio un granché. C'era anche il rosso e in giallo, ma io vabbè l'ho preso nero perché comunque posso abbinarlo con tutto, e come vedete è pieno delle mie cose perché veramente lo odio abbastanza, perché comunque gli zaini non mi piacciono, però ragazzi a mali estremi estremi rimedi. Stavo cercando praticamente queste mollettine in lungo e in largo, calcolate che stavo per fare un ordine su Amazon, ma alla fine le ho trovate dai cinesi. Ho visto infatti che c'erano queste mollettine con le perline che vanno tanto quest'anno, della marca Melissa, sono stupende, le utilizzo molto e ragazzi mi piacciono tantissimo. Con l'Amazon Prime Day mi sono presa anche questa maglia di Levi's che cercavo da tantissimo tempo. Ho preso la taglia L e mi sembra di averla pagata in sconto sugli 11 euro. Con questi saldi ho fatto shopping da Michael Kors, ho fatto due ordini diversi sul sito ufficiale Michael Kors. Ho preso in primis questa borsa qui che volevo da tantissimo tempo. L'ho già aperta perché l'ho utilizzata solamente una volta. Non mi chiedete di che modello si tratti, non lo so. Diciamo che me l'aspettavo un pochettino più grande. È una borsa da giorno che ha veramente tantissimo spazio. Forse ho trovato il nome. Si chiama Jet Set Item. Mi piace tantissimo e non vedo l'ora che arrivi appunto quest'inverno per sfruttarla un po' di più, perché comunque essendo un bordeaux abbastanza scuro non è molto adatta appunto all'estate. Secondo pacco, che adesso cercheremo in tutti i modi di aprire insieme, vediamo un attimo. Anche questo appunto è un ordine Michael Kors. Io ho tagliato solo questa parte perché volevo essere sicura che fosse appunto il mio ordine Michael Kors. Si apre naturalmente la scatola in questo modo, e come prima cosa ho trovato questo, penso sia un certificato di garanzia o comunque per fare il reso, e questo come potete vedere è il contenuto del secondo pacco. E ho deciso di acquistare di nuovo un'altra borsa. Dovete capire che io quando mi fisso con una cosa è quella. Mi piace tantissimo Michael Kors da quando sono piccola. Non ve l'ho mai detto, ma quando sono stata a New York ho già acquistato due borse, e siccome mi sono trovata molto bene con la qualità di quelle, ho deciso di prendere qualcosa anche direttamente dal loro sito ufficiale. E ho preso questo modello qui, davvero molto simile a quella rossa, però come potete vedere è molto molto più estiva. È praticamente color jeans e ha queste parti bianche, e anche i manici sono bianchi. Infatti inizialmente non ero molto convinta di prenderla, perché proprio per la presenza dei manici bianchi che sicuramente si sporcheranno subito, e di questa parte. Anche qui abbiamo la sua dust bag, e il modello di questa è Voyager. Questo modello, come potete vedere, non ha proprio la chiusura lampo come la bordeaux di prima, ma ha questa tasca interna. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video.
Ciao!